Nella penultima tappa dei trofei MP Exhaust Mass, calcolatrice alla mano, si inizieranno a fare i primi conti e si inizierà a capire chi avrà vinto e chi avrà più possibilità nell'ultimo round a Cremona. Adrenalina 1000, si torna nella cornice del Tazio Nuvolari a Cervesina. Tanti piloti coloreranno questa torrida giornata di fine luglio, ma siamo sicuri che tutti riusciranno a dare il loro apporto per renderla indimenticabile. Ora però è il momento, tutti in sella, non bisogna mollare nulla e sperare fino alla fine, perché per molti di voi i sogni possono diventare realtà. Siamo con Claudio Cornero a Cervesina, ultimo round del trofeo RBF Cup, giusto? Esatto, oggi stiamo giocando la prima posizione per tenerla e per conservarla e portarci a casa il risultato. Abbiamo uscito adesso una ottima qualifica, al momento sono primo, ho i colleghi che sono molto vicini, solo di qualche decimo. Siamo fiduciosi, cerchiamo di dare il massimo come sempre, con l'aiuto anche degli amici cerchiamo sempre di essere al top e soprattutto divertiamoci, e finalmente è tornato un po' di sorriso, visto che l'altra volta eravamo un po' con le bocche amare. È vero, stavolta sei super contento, super sorridente, noi siamo contenti per te. Grazie ragazzi. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao, vai, 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 vai! Allora siamo nei box con Roberto Cavallo. Seconda competizione di quest'anno in questa categoria RBF Cup. Noi sappiamo che a muoverlo è la passione per questo sport, giusto Roberto? Certo, è da anni che faccio questo sport e mi piace molto, anche se sto invecchiando, quindi non ho più la forza di fare delle gare, però ci provo ogni volta, ecco. Abbiamo saputo che non ti piace moltissimo questo circuito. No, questo è un circuito tortuoso, molto difficile, con delle curve particolari, però sto prendendo la piega giusta, via. Le caratteristiche della moto comunque ti danno l'opportunità comunque di affrontare nel modo giusto questo percorso. Ho i miei meccanici che me la aggiustano, me la mettono in condizioni di andare avanti. E insomma, nel mio piccolo fare un buon tempo, ecco. Allora grazie e ci ritroviamo a fine gara. Grazie a voi, ciao. Siamo con Nicola Colombari, aveva tanta voglia di parlare, quindi vai Nicola, raccontaci un po' di te, di questa nuova giornata, di questo caldo che fa, di cosa hai intenzione di fare oggi in questa pista un po' strana, bravo. Particolare. Ciao a tutti, per noi questa è la finale, l'ultima gara per cui ci giochiamo il campionato, siamo davanti, siamo tutti davanti a 4-5 punti uno dall'altro, quindi chi arriva davanti vince il campionato. Per me è la seconda volta che vedo questa pista, però non siamo andati male, quindi vediamo come funziona la gara. Prove di stamattina poca roba, le prove di ieri sono andate neanche malaccio, quindi partiamo quarti di categoria e ce la metteremo tutta, venderemo cara la pelle. Però a te interessa anche tanto divertirti, noi lo notiamo questo. Perché? Mi guardo semplicemente intorno, no? Assolutamente. Quindi dai, insomma, è la base comunque, se perdiamo il divertimento e il piacere di stare in amicizia, tutto questo giochino per me non ha senso, quindi questa è la cosa principale che ci sia. Bravo, ed è sempre veramente bene ricordarlo. Grazie Nicola. Grazie a voi, saluti. Siamo nei box con Luciano D'Aquila, quarto round di Moto Estate, circuito di Cervesina. La prima volta che lo affronti, Luciano, vero? Sì, siamo venuti a fare un paio di turni qualche giorno fa, che sono andato un po' male perché abbiamo avuto qualche problema con la moto. E stamattina abbiamo ricominciato, stiamo cercando di metterci a posto con un po' l'assetto e tutto. E comunque sì, è la prima volta che siamo qua su questo autodromo. Un po' ambiguo come pista, e ci vuole un po' di tempo per interpretarla bene e riuscire a prendere le traiettorie giuste. Anche perché mi sembra di capire che non c'è un fondo perfettamente regolare su questo circuito. Esattamente, se sbagli la traiettoria o se esci fuori, che sei arrivato un pelino più lungo o un po' più lento all'ingresso di curva, rischi di prendere una serie di avvallamenti che ti scompone del tutto e devi per forza chiudere il gas e iniziare a perdere del tempo. Forza Luciano, grazie, ci vediamo dopo la gara, ciao. Grazie mille, ciao, alla prossima. Siamo con Eliseo La Rocca, questa volta con RBF Cup, una scelta personale che vogliamo indagare perché è stata fatta.
E niente, semplicemente per le due gare. E fare due gare mi pesava, mentalmente soprattutto, ricaricarmi per fare un'altra gara, stare in ballo tutto il giorno. Diciamo che poi fisicamente la sentivo anche. Visto che c'è questa categoria che fanno qualche giro in più, ma fanno una gara singola, do tutto quello che devo dare in quella gara e così poi basta, finita la gara mi lascio andare, finito. Comunque è una scelta ponderata, grazie al fatto che c'è l'opportunità di poter partecipare a questa nuova categoria. Sì, fortunatamente anche gentilmente mi hanno dato questa possibilità, forse anche perché mia moglie ha messo in ballo un po' qualche annetto in più. Quella santa donna. E niente, adesso proviamo a fare una gara sola, così penso che riesco a dare qualcosa in più, sperando che questa pista non la digerisco troppo, anche perché è una pista, innanzitutto è più fisica, no? E io quando trovo le piste fisiche le soffro un po' di più. Sì, ma come poi dicevamo, ha delle caratteristiche in alcuni punti dove non è facile tenere la moto. Sì, ci sono tanti avvallamenti, la moto si scompone e aprire tutto, i cavalletti che ha questa, i cavalletti quelli per alzare la moto, sì. tutti i cavalli che ha, non è semplice perché si scompone e aprire diventa più difficile. E niente, poi quella pista qui ci ho girato sempre molto poco perché, non so, un po' mi trovavo scomodo, un po' non la digerisco e quindi girando poco, la conosco poco e ho ancora più difficoltà. Bene. Vabbè. Allora direi, scelta ponderata bene per Eliseo La Rocca. Grazie Eliseo. Grazie ancora a tutti voi. Ciao. Grazie, ciao. Quarto round di MotoEstate, siamo qui con Fabio Lifrieri. Ciao. Anche per lui ricordo essere la prima volta che corre su questo circuito e mi sembra che tu abbia fatto anche poche prove da quello che mi risulta. Sì, ho avuto modo il 5 luglio di fare una giornata qui di prove e quindi niente, oggi adesso pomeriggio ci accingiamo a fare le qualifiche, quindi con poche esperienze sulle spalle speriamo di fare una buona qualifica. Il circuito è carino, molto carino come disegno, un po' meno l'asfalto perché è molto, molto sconnesso e quindi sì, si galleggia sempre un po' troppo, però come galleggio io galleggiano anche gli altri, quindi alla fine vincerà sempre chi è più bravo. Certo, allo stesso modo e anche per il caldo che oggi ci assisterà. Esatto, ma in realtà stanotte è stato freschino, quindi tutto sommato dopo il weekend di Varano oggi quasi quasi anche fresco, quindi speriamo tenga così, dai, e non faccia troppo caldo e speriamo di divertirci come sempre. Grande Fabio, ci vediamo a fine gara, grazie. Ciao a tutti, ci vediamo domani, ciao. Siamo con Francesco Rocchio. Ordine di arrivo, primo posto, secondo posto, primo posto, quindi grandissimi risultati per Francesco. Come hai intenzione di affrontare la gara di domani e come ti trovi su questo circuito? Allora, questo è un circuito che conosco abbastanza bene. Quest'anno ho avuto la possibilità di girarci praticamente mai, sono venuto soltanto domenica scorsa e abbiamo fatto dei test abbastanza buoni. E oggi siamo entrati direttamente in qualifiche, abbiamo fatto qualifica e ho la pole position, quindi posso dire che è andata bene la giornata e aspettiamo la gara di domani, aspettiamo Q2 domani mattina e la gara. E noi da te ci aspettiamo un grande risultato come al solito, grazie Francesco. Grazie mille, ringrazio i miei sponsor. È il quarto appuntamento anche per una grande
classica quale sta diventando l'RBF Cup in quel del circuito Tazio Nuvolari, 2805 metri di percorrenza, con piloti pronti a darsi battaglia. Il poleman è Francesco Rocchio, pilota espertissimo e navigato, che ha chiuso il giro migliore in 1.23.406, divorandosi la concorrenza alle spalle e costruendosi probabilmente anche un buon cuscinetto per quanto riguarda la gara. Al suo fianco Francesco Bernocco, 1.23.616, due decimi di scarto dal buon Francesco Rocchio con la sua numero 95. Bernocco è veramente pronto a dare del filo da torcere al rispettivo corazziere. Al loro fianco Raul Inglese, 1.24.409, si iniziano ad alzare un pochettino i tempi, ma la prima fila di tutto rispetto, seconda fila che si apre con Gabriele Ferrante, 1.24.482 per lui, è un buonissimo tempo. Al suo fianco Alex Favaro, 1.24.790, non così distante da Ferrante, a tre decimi fondamentalmente da lui. Chiude la seconda fila Giorgio Zecchinati, 1.24.878, apre la terza fila Claudio Accornero, 1.24.920, siamo ancora sul 24. Accornero con la sua moto numero 9 pronto a cercare di avvicinarsi quanto più possibile, magari anche alla terza posizione, chi lo sa. È al suo fianco Michele Brancato, 1.25.327 per lui. A chiudere la terza fila Fabio Lifrieri, 1.25.423, poco meno di un decimo da Brancato, pronto col fiato sul collo a cercare di sorpassarlo, perché no, in gara. Apre la quarta fila Nicola Colombari con la sua moto numero 971, chiude con un 1.25.462, 40 millesimi da Lifrieri, cifra irrisoria, un decimo da Brancato, 4 decimi da Cornero, pronto a dare battaglia anche lui. Al suo fianco Rocco Zavaglia, 1.25.486, e poi Giuganino a chiudere la quarta fila, 1.26.777, qui iniziano un po' ad alzarsi i tempi. Andiamo in quinta fila con Borgonovo, 1.26.981, il quattordicesimo che è Marco Grassi, 1.27.243, e Matteo Ambrosini, 1.27.258, apre la sesta fila Luciano D'Aquila, 1.28.151, il primo a salire sul muro dell'1.28. D'Aquila dovrà provare una gara di intensità e di ritmo per provare a rientrare nelle posizioni di mezzo. Li Uni, 1.28.189, anche per lui un tempino interessante. Al suo fianco Cristian Facciani, 1.28.295, apre la settima fila Eliseo La Rocca, 1.28.752 per Eliseo, con la numero 87, un prestito per l'RBF Cup da questo punto di vista, la sua prima gara, e chissà che non confermi poi la propria presenza a Luigi Chiereghin, 1.28.999, incredibile, un millesimo e non sfonda il muro dell'1.30, cosa che invece fa Roberto Cavallo, 1.30.405, apre l'ottava fila Christian Spallone in 1.30.670, due decimi di stacco da Cavallo, non è così distaccato neanche da Chiereghin. In realtà sarà una gara di sofferenza per i piloti là dietro, che dovranno cercare di rientrare in qualche maniera. Alessio Tua, 1.30.751, e Fabio Morrone, 1.33.321 per lui. Chiudono Simonelli, 1.37.646, e Ubaldo De Maria, 1.45.203. A questo punto classiche, interviste, pre-gara, e poi ragazzi l'RBF ci sta facendo divertire tanto, e sono sicuro che a questo appuntamento non può mancare. A tra poco. Ciao Francesco. Ciao. Molto veloce nelle qualifiche, che tipo di gara ti aspetti oggi? Proviamo di scappare subito all'inizio, di non fare errori in partenza e di portare una buona vittoria. Speriamo, ci spero. In bocca al lupo. Grazie mille, ciao. Ciao Claudio. Ciao carissima. Partiamo dalla terza fila, che tipo di strategia adotterai oggi? Attaccare, perché oggi mi gioco il campionato. In bocca al lupo. Crepi. Forza Giorda. Ciao Francesco. Ciao. Ottimo feeling con la pista, con chi battaglierai oggi? Non lo so, il primo un 1000 sarà difficile, ma cercherò di mantenere la posizione. Poi ci proverò ad andare davanti, ma... Sempre, in bocca al lupo! Ben
ritrovati in quel di Cervesina, qui a mio fianco sempre Andrea Tomio. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Andrea, siamo qui per commentare il quarto round per quanto concerne l'RBF Cup con la pole position di Francesco Rocchio. Al suo fianco Bernocco Inglese, seconda fila con Ferrante, Favaro e Zecchinati, a Cornero, Brancatoli, Frieri, Colombari, Zavaglia, Giuganino e poi via via tutti quanti gli altri piloti. Ci aspettiamo una bella gara combattuta con tanto spettacolo come è consuetudine dell'RBF Cup. Intanto stanno per accendersi i semafori, si spengono, via, partiti. Vediamo che spunto avrà Francesco Rocchio, se riuscirà subito. Bello, è partito bene, sì. Partito bene, bravo. Esterno, poi rientra dentro, ha avuto una partenza alla Saltarelli, si è un po' fatto vedere alle spalle, poi è ritornato dentro, si è preso di forza la prima posizione. Ricordiamo, una gara al meglio di 10 giri. E ricordiamo che l'RBF Cup è un nuovo appuntamento, un nuovo format che è stato inserito. Ne troveremo d'estate, siamo compiaciuti nel poterlo commentare. Molto importante come new entry, tantissimi piloti in pista, 26 quest'oggi, addirittura c'è stato un prestito di Eliseo La Rocca che è passato per questa volta e mi hanno detto che la speranza è che possa mantenersi la sua presenza costante nell'RBF Cup. Andre, partenza di Rocchio a bomba, cannone. A bombazza, sì, è partito forte, ha fatto un bellissimo tempo in qualifica e adesso sta cercando subito di scappare via quello che serve per questa gara, quindi la cosa più importante, anche perché se andiamo a vedere un pochettino i tempi qualifica non c'era neanche tanta differenza tra Rocchio e Bernocco, si parla di 2 decimi, però in questo momento Francesco sta già mettendo dei paletti, sì, importanti. Sta cercando di crearsi quello spazio e quel margine per poter scappare. Lui ci ha abituato a delle fughe, abbiamo visto che qualche volta al di là della fuga, Bernocco, sverniciato totalmente da Favaro, ma totalmente, grandissimo passaggio sul giro. Non troverete Favaro secondo perché lo ha scavalcato dopo il rettilineo, ma Rocchio, Favaro, Bernocco a Cornero, queste le prime quattro posizioni con Ferrante Inglese. Ci sono tante new entry, Andre, che hanno deciso di partecipare all'RBF Cup e di farlo anche con una certa accondiscendenza, perché no? Rocchio sta iniziando a matare un po' il terreno, anche se non è una vera e propria fuga, Beh, insomma, dai, un po' di margine l'ha preso sul secondo, è passato solo un paio di giri. Secondo me sì, secondo me non è forse una vera e propria fuga, ma sta prendendo il margine che gli serve per mettersi, tra virgolette, un po' al sicuro. Al riparo da qualsiasi rinvenimento da parte di qualcuno dei piloti in pista, che sta cercando nonostante tutto di lanciarsi all'inseguimento dello stesso pilota. Intanto inquadrato D'Aquila, Luciano D'Aquila, che si trova in 16ª posizione, questo altro pilota che si sta rendendo protagonista di un buon torneo all'interno del circuit del Moto Estate. Mentre siamo al secondo giro, caro mio Andrea Tomio, ci stiamo divertendo parecchio perché stiamo vedendo tanti sorpassi. Favaro, Bernocco a Cornero, Ferrante Inglese si avvicina, Favaro si fa vedere quasi, cioè si cerca di far vedere, di far sentire, sì, farsi vedere ancora un po' lontano per farsi vedere, però inizia, uscito da, però non mi sembra, ma che traverso che stava prendendo, sì, gli si è chiuso un po' davanti dalla quinta posizione alla seconda. Ma Favaro sta facendo una grandissima gara. Non si vuole accontentare, sta cercando di andare a riprendere anche gli altri. Lì Frieri in nona posizione, bello tranquillo, lui accomodato, partiva nono, si ritrova nono con alle spalle a Zavaglia e si trova davanti Brancato. È anche strano il fatto che Favaro in qualifica 24-7 contro un Rocchio che ha fatto un 23-4, nonostante tutto secondo si trova, giro è 24-1 di Favaro, si trova, sì, beh, qualifica. Vedi, il bello è questo, che si va a migliorare in gara, e io l'ho sempre detto questo, si impara di più in una gara che in una giornata di prove libere, questo l'ho sempre detto e questo è quello che sta appunto accadendo a Favaro, perché probabilmente riesci a trovare molto di più il tuo setup migliore, la tua forma migliore. Cerca di rientrare anche Ferrante, lo guardate in quinta posizione, sesto Inglese, poi via via tutti quanti gli altri piloti, a Cornero che si trova in quarta posizione in questo momento, forse però è quinto, anzi sicuramente quinto, sì. È stato scavalcato da Ferrante, adesso lo vedrete in quinta posizione, anzi in sesta posizione, scavalcato anche di Inglese, a Cornero,
Favaro riesce a tenere un buon... Sì, è strano perché dalla quinta casella dove partiva adesso si trova in seconda posizione. Ferrante sta prendendo una rimonta clamorosa, Andre. Sì. Guardalo qui con la 599, tutto vestito di nero. Beato lui che non ha caldo, ma è riuscito a scavalcare anche Bernocco. Ferrante lì, Frieri interno su Zavaglia, non riesce a scavalcarlo. Ci sono tante però emozioni in pista, molti più sorpassi di tante altre categorie. Eccolo qua, lì Frieri su Zavaglia, riesce a passare, si prende l'ottava posizione di forza. Vi stavo raccontando della grande performance di Ferrante, dalla sesta si trova in terza posizione. Chissà che adesso non cerchi di scavalcare anche Favaro, che si trova in seconda posizione, Andre. Direi che ci proverà sicuramente. Nel frattempo, eccolo lì, si è formato un trio, sono vicinissimo. Mi dà l'idea un po' che Favaro sta facendo il tappo, stia facendo un po' di tappo sui diretti inseguitori e ne ha la meglio in questo caso Rocchio, che sta scappando. Roberto Cavallo intanto anche lui sta cercando in qualche maniera di rientrare, si trova nelle posizioni finali. Roberto Cavallo sta cercando di guadagnarsi o comunque di riuscire a rientrare in qualche maniera con la sua costanza e con la sua tenacia, mentre tra poco andremo sul rettilineo finale c'è già stato il passaggio Favaro Ferrante Inglese Bernocco. Eccoli qua, vedi come si sono avvicinati un po' tutti, avvicinati tantissimo. Secondo me Favaro sta facendo un tappo clamoroso, Andre. Sì, non sì. Volendo non volendo, ma non ha il passo per stare lì. E infatti no questo è un altro gruppetto probabilmente. No è sempre però quello sì è Ferrante, ma forse Ferrante. È stato scavalcato Ferrante a questo punto. Allora c'è stato un errore o ci sono già dei doppiati? No ancora no almeno non direi proprio di no. Sì, hai ragione. No, forse qualcuno che ha avuto un problema. Sì, può essere. E infatti qualcuno sta decisamente prendendo la via della fine. Sembrava molto lento, troppo lento per pensare che potesse. Però è Facciani molto probabilmente, che è un pilota nelle retrovie, quindi non stava dando fastidio. Però adesso andiamo a capire. Sì, infatti. Faremo un attimo mente locale al passaggio del quinto giro, anche perché siamo Andre praticamente a metà gara con Rocchio, che la sta facendo sua totalmente. Ha corso in 24:01 Rocchio, intanto qualche slow motion. E allora a questo punto ne approfitto per fare un attimo una comparazione dei tempi. Sì. 24:01 Rocchio, 25 Ferrante, 24:02 Inglese, 25:02 Favaro, che sta drasticamente abbassando il tempo, 25:05 Bernocco però pure. E vedi, il problema è che quindi quello Rocchio che dicevo sta volando letteralmente in pista. Però Ferrante, se dietro stanno facendo 24, anche perché Ferrante la riduce da 24:07, 23:07, ha fatto 25, vuol dire che proprio lo sta bloccando Favaro. Esatto. Però vedi qua probabilmente essendo diciamo un campionato non con professionisti al 100%, manca un po' il fatto magari di fare un sorpasso, di liberarsi subito di qualcuno, perché se c'è qualcuno che effettivamente va, ti rendi conto che va più piano di te, che ti fa da tappo, lo devi passare. È arrivato un momento che devi passare, basta. Infilarlo e non c'è nient'altro da fare. Questo evidentemente è il leitmotiv di questa gara. Quinto giro, lo vedete, Rocchio. Infatti Favaro, qualcosa è successo. Siamo sicuri che quello non sia un doppiato. Io continuo a ritenere che possa esserci qualche doppiato. Non vedo le bandiere blu però sventolare. Adesso lo capiremo. Quello che sta succedendo, Rocchio Inglese. Invece Inglese, Andre, che ne ha scavalcati due. Rocchio Inglese, Favaro, Ferrante, Bernocco a Cornero. Ferrante non riesce a scavalcare Favaro, ma incredibilmente Inglese che li scavalca tutti e due. Inglese ha fatto bene a liberarsi, effettivamente, così adesso può provare lui. Non a lasciarsi lì subito, perché mi sembra che Rocchio abbia tagliato fuori, però almeno a distanziare gli altri. Certo, almeno a fare il suo passo, la sua gara. Ormai Rocchio penso che 23:06 Inglese, Andre. È difficile adesso andarlo a prendere, quasi impossibile. Però stiamo a vedere. 23 inglese, inglese. Andre, 23 inglese, che ha corso 8 decimi più forte del buon Rocchio, ad esempio. Mi sembra difficile che possa andare a prenderlo. È un po' lontano. Tanti buonissimi giri, anche perché poi Rocchio probabilmente si accorgerà e cercherà di andare un po' più veloce. Poi bisogna vedere se Inglese ha il passo per restare in quella posizione. Per adesso sembra di sì, anche perché sta cercando di scavare un solco tra sé, Favaro, Ferrante, Bernocco. E bisogna capire quando e se riusciranno a scavalcare Favaro. E nel momento in cui riuscissero a farlo, a quel punto lanciarsi all'inseguimento di Inglese. Questo
sono degli aspetti da tenere. È la gara dei tanti se, Andre. Purtroppo tutte le gare sono con il se fino alla bandiera a scacchi, non si sa mai. Però cosa guarda succede. Come, allora, inglese, ha preso un bel distacco inglese in questo caso, 23 e 6 inglese. Bernocco assiste dietro, forse Ferrante sta scavalcando Favaro, lo vediamo. Vediamo, sì, Ferrante ha passato Favaro, se non abbiamo visto male. Ferrante ha passato Favaro, mi sembra di sì, con la tuta nera. Ferrante, numero 599, con lo stemmino, mi sembra italiano come numero. Mi sembra che lo abbia scavalcato Favaro. E adesso sì che si può lanciare. Lì c'è adesso blu, l'hai visto. Rocchio adesso ha un doppiato davanti. Però non è un problema, Non è un problema evidentemente, ma Ferrante ha scavalcato Favaro e si lancia all'inseguimento di Inglese. E adesso i doppiati possono anche essere un problema? Potrebbero. Beh, sì, i doppiati sono... Se sono tanti sono un problema. Sì, ma anche se uno potrebbe rovinarti la gara, certo. In questo caso no, però... Però se è segnalato e lui si fa da parte, problemi non c'è. Esatto, ce n'è. Inglese non riesce a scappare, Andre. È stato preso da Ferrante in pennatina di Accornero. Mentre Favaro resta in quella quarta posizione che tanto gli piace, che tanto, alla quale tanto è affezionato. Non lo so se gli piace tanto, magari gli piacerebbe più la prima. Quello ne sono sicuro. Però mi sembra che non abbia il passo per stare coi primi e anche col secondo e col terzo. Allora si debba accontentare della quarta posizione. Bernocco alle spalle di Favaro. Adesso a questo punto ci si aspetta anche da lui che lanci un assalto, un assedio a Favaro. Settimo giro. Il best lap lo fa ora Rocchio. 24.059 Andre. Ferrante 23.371. Occhio a Ferrante. Occhio a Ferrante che sta venendo su. Inglese 24.5. Adesso. Io non so se Rocchio possa star così tranquillo. No, dovrei. Allora, in teoria, adesso magari dal box gli fanno la segnalazione che sta arrivando su Ferrante. E insieme quindi, a Inglese ancora in questo momento insieme a Inglese di darsi a vista si stanno avvicinando, sono . Lontani però meglio stare attento, meglio aumentare un po' il passettino, però darsi una piccola sveglia un attimo, anche perché io ti dico Andre, e se nel momento in cui Ferrante dovesse scavalcare Inglese può andare all'assalto di Rocchio, mancano pochi giri, è vero, e se fa però 8 deve scavalcarlo subito, se lo scavalca subito e fa 8 decimi più veloce, sì. Non deve è fare tutti 8 decimi. Non è così impossibile. Per quello dico, adesso probabilmente col passaggio sul rettilineo, se Rocchio ne ha, perché bisogna vedere sempre con la regola del se ne ha per... questa è la gara dei se. E noi ci stiamo divertendo con tutti questi se. Intanto Luciano D'Aquila inquadrato in tredicesima posizione, bello tranquillo, sembra che sta facendo una qualifica da solo D'Aquila. Sì, sì. Non vede nessuno davanti sicuramente. Eccoli qui. Eccoli qui, Rocchio, Ferrante ha scavalcato Inglese. A margine. Ferrante ha scavalcato Inglese, altri 4 decimi ha preso a Rocchio. Deve fare un tempo stratosferico adesso, Andre. Deve per avvicinarsi, però mi sembra che... No, ma è troppo lontano. È vero che è troppo lontano, ma ha una marea. Ha già dato minimo 3 decimi a Inglese. Vuol dire che si è sbarazzato in un amen di Inglese e si sta lanciando all'inseguimento di Rocchio. Vediamo, è difficile perché... Non è che Rocchio abbia fatto una gara, Andre... con tempi stratosferici e strabilianti, ma è stato costante sul 24. La sta gestendo. Sì. Poi c'è anche da vedere se Ferrante dovesse superarlo, magari poi lì inizia la battaglia. Magari all'ultimo giro ci fanno divertire un po'. Anche se in questi giri Ferrante abbiamo visto che ha fatto un paio di sorpassi mica da ridere. Ferrante... E adesso è vicino Andre però, Sì. E adesso iniziamo a essere in bagarre totale. Mamma mia! Si è vicino, sì. Incredibile! Rocchio inizia a essere... Qua è Bernocco Favaro! Ci stanno facendo riprendere la quarta posizione, la lotta anche qui per la quarta con Inglese che si trova un po' nella terra di nessuno. Inglese che sta provando a divincolarsi, a barcamenarsi per provare a riprendere quei due davanti. Non ci riesce, eccolo lì! Forse stava per avvenire il sorpasso... Non sono così lontani, Andre. Però c'è spazio, È incredibile, giro. Andre. 24.7 Rocchio. Sai quanto ha fatto Ferrante? 23.5. Un secondo e due più veloce. Ha mollato proprio Francesco. Rocchio sta mollando. Bisogna vedere se, però, adesso gli ha detto che è venuto su. Non è che deve. È in gestione, Sì. Ha un secondo e due. Non è che ha uno stacco che è di due decimi. Però.
Però deve stare attento. Per fortuna che è l'ultimo giro. Per lui sì, perché se fosse stata da 11-12 giri non so come va a finire. Adesso vediamo però, anche perché siamo alle ultime chance per Ferrante per avvicinarsi a Rocchio. C'è un doppiato, Andre. Non dà problemi. Che insegni poter non rappresentare problemi. Probabilmente nemmeno per Ferrante, che adesso lo avrà già scavalcato ed è entrato all'interno. Siamo live on board con Rocchio, che sta cercando in tutte le maniere di tenere disperato la prima posizione. Stiamo facendo tutto il giro con Rocchio, incredibile. Quindi se lo sorpassano lo scopriamo, se non lo sorpassano non lo sorpassano. Lo scopriremo solo vivendo, diceva il buon Battisti. E allora ancora ultima Rocchio, Essena. Vediamo. No, no, lontano, non ce la fai, lontano. Ha mollato probabilmente anche Ferrante, inglese dietro, Favaro a Cornero, Rocchio va a vincere. Probabilmente, sicuramente Francesco Rocchio vince la RBF Cup, il quarto tappa cervesina. Vince Rocchio, esulta tantissimo alle spalle Ferrante, esulta tantissimo, e anche inglese. Esultano tutti, anche Favaro, guarda lì come esultano, anche perché lì ci sono delle classifiche interne, Andre, che probabilmente daranno dei titoli: Bernocco, Cornero, Lifrieri, Borgonovo. Andiamo a ribadire, a ripetere i primi tre, perché poi diamo linea per concluso e poi noi con la chiosa finale. Rocchio, Ferrante, inglese, a tra poco. Con Luciano D'Aquila al parco chiuso. Luciano, com'è andata questa gara? Caldo. Sfinito, gli ultimi due giri pregavo di finire il prima possibile, non ce la facevo più, infatti l'ultimo giro, le ultime curve mi hanno passato. Finiamo qua il trofeo oggi, è stata una bellissima esperienza perché è una delle prime che noi facciamo a livello agonistico, sempre amatoriale. È stata un'esperienza bellissima, speriamo di poterlo ripetere anche l'anno prossimo e magari con qualche moto in più, visto che quest'anno ci siamo partecipati in due come squadra. E vediamo se riusciamo a fare qualcosa di bello il prossimo anno. Ringrazio tutti i ragazzi della squadra, Carlo, capo meccanico, Angelo, grazie, il vice, grazie. Fabio Lifrieri, che è lì, che comunque poi dopo intervisterete, la famiglia, gli amici che ci guardano a casa e tutto. Grande Luciano, grazie. Ciao a tutti. Con Fabio Olifieri al parco chiuso, Fabio, è andata bene? È andata bene, è stata una bella gara, il caldo un pochino ci ha fatto soffrire, però è stata un'ottima gara, un ottimo weekend su una pista sulla quale avevamo girato veramente pochissimo, quindi il secondo posto era il massimo che, di categoria, e non so, assoluto, sesto o settimo, il massimo che potevamo portare a casa, perché il buon Francesco, che è arrivato primo questo weekend, ha fatto un altro mestiere, e quindi onore a lui, non solo per la gara, per anche aver vinto il trofeo. Ha fatto una seconda parte di trofeo veramente forte, quindi onore ai vincitori, e noi ci siamo difesi, dai, abbiamo portato a casa un buon secondo posto generale di categoria, quindi sono molto contento, ecco. E noi per te grandi risultati, alla prossima, grazie Fabio. Alla prossima, vi rubo solo un ultimo minuto come sempre per ringraziare il buon Luciano che mi ha permesso di fare questo trofeo, un ringraziamento a tutti gli sponsor come l'altra volta, ma in particolare vorrei salutare l'Excalibur Service, che non solo è la mia azienda ma anche una seconda famiglia, e la 3C Caravona Impianti, che è il mio più carissimo amico, senza nulla togliere a tutti gli altri sponsor. Grazie a voi, grazie a tutti e ci vediamo il prossimo anno. Grazie a te Fabio, ciao. Francesco Rocchio, aggressivo più che mai. Francesco, ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto anche quest'altra gara, weekend spettacolare, Q1 primo, Q2 primo e gara vinta, quindi meglio di così non c'è nulla da dire. Con i numeri di quest'anno non ce n'è per nessuno, eh? Purtroppo mi dispiace per gli altri, quest'anno è così. grazie a tutti, grazie agli sponsor e a chi mi segue da casa. Grazie a te Francesco, ciao. Stava scappando Nicola Colombari, ma forse perché ha caldo, può essere. Ho appena fatto una doccia, stavo morendo. Abbiamo fatto 7 giri, ma sembravano 77, veramente, caldo assurdo, ma mi sono divertito come un matto, uno, perché abbiamo fatto una gara di sorpassi contro sorpassi, e due, dovrei essere terzo di categoria e terzo in campionato. Adesso quando fanno i conti, perché è sempre un po' ostico, ma... capire, dovrei essere terzo in campionato, quindi grande risultato. L'unico consiglio: la prossima volta fai la doccia senza la tuta. Sì, va bene, grazie ragazzi, alla prossima. Grazie mille. Grazie a te, ciao.
Mamma mia, abbiamo perso la voce, Andre. Adesso tocca andare in vacanza. È stato un Cervesina spettacolare, Andre. Chiudiamo con l'RBF Cup, con la vittoria di Rocchio in gestione. Bravo, bravo, bravo. Bravissimo. Sì. Ferrante ha provato a rinvenire, non è riuscito. Ci ha provato fino alla fine, non c'è riuscito. Bravissimo anche Inglese a tenere la terza posizione. Favaro ci ha provato anche lui, ma evidentemente non ne aveva. Una chiosa su questa prima parte. Questa prima parte, in realtà, siamo praticamente quasi finita. L'RBF Cup, tanti sorpassi, una bella gara questa, veramente. Sì, molto accesa. Stanno migliorando tanto questi ragazzi. Sicuramente l'altro anno il livello sarà ancora più vanno alto. Vanno a crescere, e di questo dobbiamo fare i complimenti a chi l'ha organizzata. A questo punto, Andre, buona estate a tutti. Buona estate, ci vediamo a settembre. Circuit, ragazzi, ciao.